Beviamo un po' di Coca-Cola. Ma cosa? Un bicchiere senza fondo? Quando ci sono due ragazze in cucina ci sarà sicuramente una guerra. Dai un'occhiata a tutti i tipi di scherzi col cibo proprio ora su Woohoo Amazon. Presto lascerò questo lavoro e dopo questo torneo di cucina una di voi prenderà il mio posto. 1, 2, 3. Cominciamo! Mentre Jane separa i fagioli dai piselli, Melanie non perde tempo e prepara uno scherzo per la sua cara rivale. Vado a chiamare aiuto! Così ingenua! Le mie salsicce con ketchup l'hanno ingannata! Non puoi battermi! Lo vedremo, ho un libro pieno di antiche ricette! Il mio piatto sarà il più creativo! Ok, vedremo! Ah, eccola! Mentre Melanie cerca gli ingredienti di cui ha bisogno, Jenna scambia velocemente la ricetta. Siamo davvero curiosi di sapere come finirà! Metà carota, un peperone intero, fiori di campo. Strana combinazione di ingredienti! La ricetta in cui si è intrufolata Jenna si è rivelata un incantesimo magico molto forte. E Melanie ha evocato un vero spirito. Come usate? Che cosa sta succedendo qui? Lo chef fa sparire lo spirito con una mano come se fosse fumo. Vi controllo. Come andrà a finire? Devo tenere questo libro il più lontano possibile da me. L'insalata di Jenna è quasi pronta. Ma sembra che manchi ancora qualcosa. Un po' di sale sarebbe perfetto. Dov'è finito? Hai visto il sale? Oh sì, è proprio accanto a te. Veramente? Non avevi una saliera più piccola? No! È pesante! Oh, lascia che ti aiuti! Oh, che peccato! Credo che sia un po' troppo! Il piatto del torneo di Jenna si è trasformato in un manicaretto per una capra. Melanie sta provando una nuova ricetta di crepe e impara a capovolgerle vistosamente. Grazie al cielo è un grande fan delle crepe. Buonissima! E la presentazione è carina! A proposito, hai sentito la notizia della cameriera Rose? Sta per sposarsi con un milionario! Veramente! Il pettegolezzo di Jenna getta fumo negli occhi di Melanie e le rovina il piatto mentre è distratta. E Nicky il barista ha preso degli scarafaggi del Madagascar come animali domestici! È pazzesco, che tipo strano! Il bar dietro l'angolo è fallito e sta chiudendo! Incredibile, questa è una notiziona! Oh, i miei biscotti sono pronti! Sono belli e croccanti e hanno un ottimo profumo! Prego, ne prenda uno, appena usciti dal forno! Veri biscotti di pasta frolla! Assaggiane uno! No, sto cercando di stare a dieta! È strano, sembra che grattino i denti! La scelta di un successore è un compito piuttosto complicato, devo vedervi lavorare ancora un po'. Jenna ha deciso di usare un buon vecchio scherzo.
Ha incollato la ciotola con la farina sul tavolo. Melanie abboccherà davvero questo vecchio scherzo? Cosa c'è che non va? Si è attaccata! Stai benissimo, Mel! Ehi, non vedo niente! Jenna, te ne pentirai! Jenna ama fare le paste. Panini e rotoli alla cannella sono le sue specialità. Ci siamo, l'impasto è pronto. Ora deve lievitare. E Melanie è sempre pronta a fare uno scherzo alla sua rivale. Scambiamo l'impasto con schiuma da costruzione. Oh, è cresciuto così bene, hai visto? Sono una vera professionista. Cosa c'è che non va con questa pasta? Melanie, aiutami, non riesco a tagliare le mani! E lo credo, sorridi! Le ragazze creano con entusiasmo nuovi capolavori di cucina. Ma se vuoi che tutto vada alla perfezione, devi tenere d'occhio la tua rivale e non darle la possibilità di prenderti in giro. Ehi, cosa c'è che non va con il mio coltello? Crostino. Goloso. Perché ci mettete così tanto? Va bene, prenditi il tuo tempo. Melanie questa volta è riuscita a fare lo scherzo allo chef invece che a Jenna. La prossima tappa del concorso sono gli spaghetti. Jenna aggiunge alcune spezie speciali al suo piatto finito. Lo rendono speciale e profumato. Buonasera, chef. Provi questa pasta. È divina. Ottieni il punteggio più alto. E gli spaghetti di Melanie ovviamente non sono così buoni. Porta via questa roba e ricomincia. Melanie decide di imbrogliare e prende in prestito le incredibili spezie di Jenna. Ma non sa che la sua amica è riuscita a scambiare i contenitori. Ecco fatto! Pasta blu? Vuoi davvero che la mangi? Melanie preparerà la sua tipica insalata di mozzarella. Lo chef adora la cucina italiana. Ma Jenna ha scambiato le mozzarelline con occhi gommosi senza che nessuno se ne accorgesse. Va bene, posso fare a meno della mozzarella. Una brillante idea balza nella testa di Melanie. Preparerà un piatto con la faccia dello chef. Ben fatto! Molto creativo! Bravo! Le ragazze stanno facendo del loro meglio per vincere il pane d'oro e il prestigioso lavoro. E quando Jenna si distrae un attimo, Melanie decide di fare uno scherzo alla sua rivale. La stufa è calda. Posso iniziare a cuocere le verdure. Melanie è di buon umore. Probabilmente la sua zuppa sarà fantastica. E la padella di Jenna si sta preriscaldando in modo sospettosamente lento. Bene, aspetterò ancora un po'. Dai! Perché ci vuole così tanto? Le verdure sono fredde! Ci sei cascata! Quindi sei stata tu! Ecco un po' di spezie per la tua zuppa!
Ora Melanie dovrà ricominciare il suo piatto. Contenta adesso? E infine l'assaggio dei dolci sarà la finale del torneo di cucina. È davvero squisito! E assaggi il mio! Anche questo è delizioso! Oh, la mia pancia! Sembra che lo chef abbia mangiato un po' troppo e non scopriremo chi avrà il trofeo del pane oggi. Ti sono piaciuti i nostri scherzi divertenti? Commenta di seguito cosa ti ha colpito di più. Poi premi iscriviti, metti like a questo video e clicca sul campanello. Non perdere nessuno spettacolare video di Woohoo Uomotion.